Siamo a Forlì, al Pala Unieuro, dove è stato stanziato il centro di ammassamento dei volontari e dove, come vedete, è operativa la cucina mobile che sta dando pasti ai soccorritori e a chi ne necessita in questo momento. Abbiamo parlato con la squadra che sta gestendo la cucina in questo momento e riescono a tirare fuori circa 1000 pasti al giorno. Siamo stati un po' nelle zone tra Faenza e Forlì a vedere il lavoro dei nostri volontari, che è come sempre un lavoro veramente meraviglioso, perché lo fanno con un entusiasmo, con una passione incredibile, soprattutto pensando che poi sono tutte persone che hanno affrontato un percorso di preparazione a questi eventi, sia per loro personalmente sia di approccio a questo tipo di situazioni veramente molto provanti, soprattutto nelle prime ore. Adesso qui si prepara e si dà conforto ai volontari che sono operativi sul territorio. Vedete, in questo momento i tavoli sono vuoti perché le squadre sono in giro per le città a risolvere i problemi legati al fango che comincia ad indurirsi, e con loro i nostri mezzi, circa un centinaio dislocati per l'operatività legata proprio all'emergenza idrogeologica, e tutti quelli a supporto e a formare, insomma, una forza ulteriore per colmare le esigenze quotidiane di trasporto sanitario e quant'altro. Diciamo che a livello regionale abbiamo in carico oggi circa 500 persone che stanno svolgendo attività più disparate, quindi da, come diceva Nicolò, la parte relativa al supporto al 118 alla parte relativa a quello che è proprio il supporto alla popolazione, quindi dalla cucina, come si diceva, al fatto proprio delle squadre, addirittura al supporto dei COC. A Modigliani in questo caso abbiamo fatto un lavoro grosso, appunto grazie ai nostri operatori, per supportare quello che è la linea di comando, perché COC aveva bisogno, quindi abbiamo messo operatori che hanno aiutato a gestire la nostra emergenza. Una cosa molto bella che ci è capitata girando è vedere proprio la gente che ti sorride e che in qualche modo prende conforto da questo dall'arancione, lavoro, dall'arancione, dal lavoro dei nostri volontari. E molte persone tra queste ci hanno anche chiesto come fare a dare una mano, che cosa c'era da fare, e il nostro suggerimento è stato quello: prendi, se hai voglia, vai in una pubblica assistenza e mettiti a disposizione. Insomma, è un gran bel riconoscimento per le nostre organizzazioni, per ANPAS, ma soprattutto per i volontari che stanno lavorando alacremente in queste fasi. Poi sicuramente abbiamo anche il conto corrente, perché sicuramente servono anche le donazioni, ma oltre al conto corrente fatto tra ANPAS nazionale e ANPAS regionale, abbiamo bisogno anche di mezzi, abbiamo bisogno di ruspe, abbiamo bisogno di boccate, abbiamo bisogno di generatori, quindi chiunque abbia disponibilità per darci una mano, queste strumentazioni sono fondamentali in questo momento, sono fondamentali per il momento attuale, ma sono fondamentali anche per il futuro, quindi un sistema come il nostro ha bisogno di mezzi, di materiali, e in questo momento poterli ricevere da donazioni sia economiche che materiali potrebbe veramente fare la differenza.